cosa chiede Forza Italia al ministro Nordio? Norme che disciplinino con più severità la divulgazione di materiali che devono rimanere riservati, perché spesso si distrugge la reputazione di persone che non vengono nemmeno rinviate a giudizio, ma vengono scorticate e denigrate attraverso pubblicazioni inopportune. Poi anche un uso più limitato rispetto ai reati, non c'è dubbio che il terrorismo debba imporre intercettazioni, che la mafia debba imporre intercettazioni, c'è il tema della corruzione e di altre attività, bisogna lì capire sui reati spia, alcuni può essere utile, ma soprattutto i mezzi, essendo molto potenti, oggi ci sono tecnologie che consentono di invadere ogni ambito. Il Trojan va limitato? Il cannone va utilizzato quando l'obiettivo lo giustifica e quindi non si può sparare su una zanzara con un cannone. La tecnologia è molto forte, può prendere tutte le nostre mail, tutte le nostre foto, tutti i nostri messaggi, va utilizzata in rapporto alla gravità dei fatti. Quindi non vogliamo impedire le intercettazioni, vogliamo che i mezzi, quelli tecnologici oltre il Trojan, sono ancora più potenti e bisogna esercitare con ragionevolezza l'uso di questi strumenti molto forti. La ringrazio anche perché è grandina. Oggi in CDM si interviene sui reati procedibili d'ufficio anziché a querela, ci dice quale sarà l'intervento? L'intervento sarà quello per cui per qualunque tipologia di reato vi sia un aggravante mafiosa si procederà d'ufficio, come abbiamo sempre detto, perché sulla mafia noi non facciamo sconti a nessuno. Per quanto riguarda le intercettazioni, la revisione della spesa, quali intercettazioni andrà a colpire? Non c'è nessuna revisione della spesa, c'è una razionalizzazione della spesa ai sensi di un DM del 2017, rispetto al quale la spesa storica è sempre stata inferiore, e quindi noi ci attendiamo di non avere un numero inferiore di intercettazioni. Cioè le cose non cambieranno rispetto ad oggi? No. Nordio un po' si è dovuto rimangiare. Ma non penso, vi dovete invece arrendere al fatto le cose che aveva annunciato. No, poi vi dovete arrendere al fatto che quello che vi ho sempre detto, ormai mi flagellate quotidianamente lei, e mi fa piacere, Nordio ha sempre parlato dell'abuso, non dell'uso delle intercettazioni, soprattutto nel cortocircuito. Aveva anche detto il ministro che erano troppo costose, invece oggi tant'è vero che c'è stato intervenuto già un DM sui reati del 2017, satellite. Tant'è vero che c'era già un DM del 2017 per la razionalizzazione delle spese che noi abbiamo messo in campo. Resta la razionalizzazione e come incide rispetto a ieri, diciamo? Questa è la domanda. Per nulla, cioè nel 2017 con le associazioni che fanno, con le società che fanno intercettazioni, vi è stato un DM 2017 in cui sono stati introdotti dei parametri e dei costi medi. Quelli sono, vengono applicati, punto. Rispetto all'utilizzo del Trojan, anche questo molto dibattuto, ci saranno interventi da parte del governo rispetto ai reati satellite della mafia? Così adesso te lo ripeterò per una ventina di volte in 20 giorni successivi e ti dovrai arrendere quando vedrai che sarà così. Io l'ho chiesto adesso, così eviteremo di inseguirla per 20 giorni. Grazie buona mille. Buona giornata e buon lavoro.